È uno dei simboli della libertà, della forza. Quando lo si vede nuotare nelle acque azzurre con un'eleganza senza pari, nessuno immaginerebbe che un maschio adulto di questa specie raggiunge le 80 tonnellate di peso. Stiamo parlando del capodoglio. È di gran lunga il più grande fra gli odontoceti, ma è anche il più massiccio fra tutti i cetacei. La testa rappresenta circa un terzo della sua lunghezza totale ed è conformata come una sorta di scatola, concava nella parte superiore e convessa ai lati. Oltre a nuotare in superficie, il capodoglio può immergersi fino a grandi profondità, può spingersi oltre i 1000 metri, dove le acque marine sono calme, l'oscurità è completa e costante e i grandi mammiferi possono dedicarsi alla caccia con piena sicurezza. Loro alimento preferito sono i cefalopodi, soprattutto le specie abissali. Seppie, calamari e polpi, anche di dimensioni gigantesche, scompaiono nel suo formidabile stomaco. Il capodoglio è un animale essenzialmente tropicale. È certo ormai però che all'interno del bacino del Mediterraneo si sia riprodotto, uno spettacolo della natura che però forse per la prima volta in Europa è stato coinvolto in una disavventura di massa, anzi in un vero disastro naturale. Chi ha attraversato le coste del Gargano nella prima decade di dicembre 2009 ha pensato alle piaghe d'Egitto o all'Armageddon, la fine del mondo. 9 esemplari di capodoglio, infatti, si sono spiaggiati in un braccio di costa di circa 2 chilometri fra Isola Varano e Capoiale, nei territori di Ischitella e Cagnano Varano. L'avvistamento è avvenuto ad opera di alcuni passanti che hanno avvertito la Protezione Civile di Ischitella. Immediata la notifica al CNR e al Ministero dell'Ambiente. Altre volte è accaduto che un cetaceo si sia spiaggiato sulle nostre coste, ma un intero branco ha un altro significato, che potrebbe essere legato alla presenza dei sonar delle navi militari in esercitazione, che potrebbero aver interferito col biosonar dei cetacei, che permette loro di ritrovarsi in mare e soprattutto di visualizzare le prede e di orientarsi fra i flutti. Questo è un evento molto grave, molto triste, e sicuramente ha anche questo triste primato di essere il primo spiaggiamento di massa di cetacei di queste dimensioni. Sono capodogli adulti ed è forse uno dei primi casi in Europa di spiaggiamento di massa di questa specie. Ecco, questo esemplare alle sue spalle si sta ancora dimenando, è ancora vivo. È possibile secondo lei salvarlo? Questo è un esemplare agonizzante. Molto probabilmente il fatto di essere stato adagiato sulla spiaggia, quindi con il suo peso sul diaframma per tutta questa notte, lo ha portato sicuramente a dei danni irreversibili. Sarà molto molto difficile che possa salvarsi, comunque è un intervento quasi inutile quello di riportarlo a largo. Dei 9 capodogli, ognuno di 10-12 metri e presumibilmente di una ventina di tonnellate, 2 sono riusciti a salvarsi, favoriti dalla marea e dai flutti. Per gli altri, tutti stranamente posizionati sul fianco destro con la coda in direzione sud, non c'è stato nulla da fare. Dopo una 15 ore di agonia, il peso dei cetacei sulla sabbia garganica ha compresso il diaframma. Sono morti per soffocamento. Il branco garganico era composto da femmine adulte. La causa quindi ancora non si può determinare perché ci vorrà un esame necroscopico, però c'è chi paventa l'ipotesi che lo spiaggiamento potrebbe essere avvenuto a causa dei sonar delle navi in Adriatico, delle navi da esercitazione militare. Potrebbe essere. È indubbiamente una ipotesi da tenere nel massimo conto, nella massima considerazione, alla luce dei dati che l'equipe del professor Fernandez già dal 2003 ha prodotto su una serie di esemplari appartenenti alla famiglia degli zifidi, nei quali un episodio di mortalità collettiva registratosi al largo delle isole Canarie venne ricondotto all'utilizzo
di certe onde a media frequenza rilasciate dai sonar militari, onde che poi la cui interazione con gli animali ha prodotto questo episodio di mortalità collettiva, tanto che la stessa equipe del professor Fernandez descrisse 2 anni dopo una nuova entità nosologica, una nuova malattia che va sotto il nome di Gassen-Fettenbolic Syndrome, che è stata legata in termini di causa-effetto proprio all'esposizione a queste onde medie rilasciate dai radar in uso alla Marina Militare. Quindi è un'ipotesi assolutamente credibile che anche in questo caso va tenuta nella massima considerazione. Dopo quasi 3 giorni di agonia, tutti i corpi dei capodogli arenati sul litorale garganico sono stati recuperati e giacciono a distanza fra loro sulla sabbia. Li hanno trasportati a gran fatica con l'ausilio di alcune gru e adesso sono in balia di una sorta di turismo fotografico. Dopo il recupero le carcasse andranno smaltite e non è operazione facile. In un primo momento si era pensato di bruciarle in apposite cave sul Gargano, ma la mole dei capodogli non consente questa ipotesi. Con lo smaltimento delle carcasse, lo studio delle patologie e la spartizione dei preziosi scheletri che verranno esposti nei musei italiani, si chiude questo triste capitolo che ha visto protagonisti 9 fra gli animali più interessanti fra le biodiversità mediterranee, che nell'Adriatico cercavano forse un rifugio, un luogo per riprodursi e creare nuove vite, ma dove invece hanno trovato una misteriosa morte.